Storie piccine. Ciao, ben ritrovati. Oggi continuiamo a leggere le filastrocche di Richard Scarry. Questa volta sarà la volta dei tre porcellini. Buon divertimento! I tre porcellini. Un bel dì, tre porcellini, tutti e tre senza paura, hanno deciso i birichini di cercare l'avventura. Vede il primo un contadino che trasporta sul trattore della paglia e un pugnettino gliene chiede per favore. E con quella una casetta piccolina e deboluccia costruisce in tutta fretta e poi dietro vi si accuccia. Ecco il lupo che compare e comanda al porcellino. Forza, adesso fammi entrare! Ma non apre il poverino. Soffia il lupo con furore, finché tutto viene sfasciato e il porcello, quale orrore, viene tosto divorato. Il secondo dei maiali trova un'altra soluzione. Con le assi e con i pali si farà l'abitazione. Ecco qui di nuovo il lupo che di già bussa all'ingresso. Con aspetto orrendo e cupo non ottiene però il permesso. Soffia allor come un ciclone e terribile l'effetto, tutto manda in distruzione e si mangia il maialetto. Però il terzo maialino, che di quelli furbacchioni, costruito un casottino tutto quanto di mattoni. Ecco il lupo, ma il maiale, che paura non ne ha, come gli altri, tale quale il permesso non gli dà. Soffia, soffia il gran birbone, ma la casa giù non crolla, quasi scoppia il suo polmone e alla fin il lupo molla. Il lupaccio, ormai sfiatato, poiché il soffio non fa danno, furbamente ha già pensato di ricorrere a un inganno. È la rapa deliziosa, se domani vieni con me, noi ne troveremo aiosa, perlomeno 23. L'indomani, molto presto, va da solo il maialino e con fare pronto e lesto si riempie il suo cestino. Quando il lupo esterrefatto bussa ancora alla sua porta, lui gli mostra soddisfatto delle rape la raccolta. Il lupaccio pien di fiele gli propone in quell'istante di recarsi a cercar mele sopra un albero gigante. Il maiale va da solo per non essere mangiato, però quando guarda al suolo vede il lupo che è arrivato. Una mela allora scaglia, mentre il lupo la raccoglie e il maiale se la squaglia e così dai guai si toglie. Alla fiera il maialetto una zangola ha comprato, perché vuol, cuoco perfetto, far del burro prelibato. Tuttavia, poco discosto, lo sta il lupo ad aspettare. Nella zangola nascosto, lui comincia a rotolare. Nel veder quel coso strano, scappa il lupo a perdifiato, 3 chilometri lontano, atterrito e spaventato. Mi hai giocato, maialino, ma pazienza più non ho. Scendo giù per il camino e alla fin ti mangerò. Ma il maiale previdente, sopra il fuoco ha preparato un paiol d'acqua bollente. Ed il lupo vien lessato. Ululando dal dolore, fugge il lupo in un baleno per recarsi dal dottore e il maial ride sereno. Se leggo, scopro. Il maggio dei libri 2020.